Ciao bambini, non uno dei momenti migliori in cui registrare questo video in realtà, ma è fin troppo tempo che lo rimando, devo essere sincero. Qualcuno di voi avrà notato che tipo da una settimana che Zio Peo non fa video, che non escono video. Beh, ora vi spiegherò il perché, ma forse questa non è nemmeno la location più adatta perché il sole sta tramontando, quindi l'illuminazione sarà pessima e sì, io ci tengo a queste stupidaggini. Di conseguenza andiamo a casa di Zio Peo, che appunto Zio Peo vi spiega tutto, vi spiega che cosa sta succedendo e a chi è interessato, perché non escono più SuperTuber da un po', ma soprattutto perché questa settimana di non video, niente video, perché? Beh, Zio Peo ve lo spiega, facciamo un teletrasporto molto veloce. Ciao bambini, in realtà è passato un giorno e le mie capacità dialettiche sono sottoterra, ve lo dico subito. Sono appena svegliato e sono le 6 del mattino, evviva! Allora, cercherò di essere breve, ma mi sembrava il caso di fare questo video proprio perché da non molto siamo arrivati a 100.000, vuol dire che c'è gente come voi che ci tiene, che segue questo canale con, spero, una certa affezione, con un pizzico di amore, non tanto per video vagamente virali o roba del genere, ma semplicemente perché Zio Peo, no? Ehi, Zio Peo ha fatto un video, andiamolo a vedere. E poi, oh, Zio Peo sta settimana non ha fatto un cacchio di video, come mai? Perché Zio Peo non sta facendo video? Beh, perché Zio Peo sta seguendo un lavoro estremamente importante, letteralmente il lavoro più importante che io abbia mai fatto, e quindi mi sembrava il caso di parlarne, di anticiparvelo e spiegarvi quindi che questo comporta dei cambiamenti temporanei. Essendo tecnici, vi dirò, ho ricevuto un lavoro con una certa scadenza. Facendo dei rapidi calcoli ho detto, wow, devo fare tot di lavoro ogni giorno per chiuderlo in tempo. Sono passati circa 6-7 giorni da quando ho iniziato, forse anche un po' di più, 8 giorni. E in nessuno di questi giorni ho portato a compimento quello che mi ero programmato di fare, yeee! Eppure mi sono dedicato solo a quello, bambini, che ci crediate o no. Le mie giornate sono state, mi alzo al mattino, caffettino e inizio a lavorare in ufficio, perché ancora non ce l'ho fatta a trasferire tutto qua nella mia nuova casa dove volevo che ci fosse il mio ufficio, per due motivi. Uno, sto ancora pagando l'ufficio di là, quindi era inutile. Due, questa casa non è climatizzata e questi giorni sto facendo un caldo bestiale, epico, infernale, quindi essere nel mio ufficio climatizzato può aiutare. A prescindere di questa informazione che anche voi direte, ma a me che cacchio mi frega? Beh, io ve l'ho detta comunque perché volevo condividere, sono qui per condividere i miei pensieri, ok? Sono qui per spiegarvi che cacchio sta succedendo. Facciamo un passo indietro, quindi mi ero fatto un programma da rispettare giornalieramente per questo grandissimo lavoro e nessuna di queste sono riuscito a rispettarle, non che me l'abbia imposto qualcun altro, me lo sono imposto da solo perché ho detto, se devo finire in tempo devo fare questo tot ogni giorno, come ho detto. E io andando lì alle 8 del mattino e staccando anche a mezzanotte, cioè mi fermavo solo per mangiare questi giorni, non ce la facevo portare a termine quello che mi ero prefissato da fare ogni giorno, il che è un problema e mi crea un sacco di ansia e un sacco di stress e sono sull'orlo di una crisi nervosa forse, ma il punto è, non posso quindi letteralmente dedicare del tempo ad altro, perché se già tutto il tempo che dedico a questo non è sufficiente per quest'altro, allora qualcosa andrà a puttane. Cosa andrà a puttane? Non lo so, la mia testa forse, quella sarà la prima ad andare a puttane e avrò bippato 3 volte qui. Quindi sono qui per chiedere scusa, fondamentalmente, a voi che vi siete iscritti e che ci tenete e che mi fate capire sotto nei commenti ogni video quanto mi volete bene, quanto siete felici quando esce un video, e la cosa che io apprezzo di più è questa, da YouTube. Perché YouTube comunque sia rimane un hobby, la mia cosa secondaria, perché il mio lavoro primario è quello da disegnatore. Però una cosa che mi dà estrema, però una cosa che mi dà tante soddisfazioni, soprattutto quando vedo il vostro feedback, il vostro riscontro. Quando vedo, wow Peo, oggi hai spaccato, questo video è magnifico, wow questo vlog è super filmico e l'ho adorato. Wow Peo, hai fatto un video sulla palestra che non me l'aspettavo, ma che figata, sei una bestia. È quello che mi genera più soddisfazione, quindi mi pesa e mi crea un sacco di malessere trascorrere una settimana come quella scorsa in cui non ho fatto uscire un video, soltanto uno in realtà, il lunedì, e siamo di nuovo
nuovo lunedì, eccoci qua. Un video a settimana, non l'avrei mai detto. Io che mi ero promesso, no, 3 video a settimana, forever and ever, e invece ora sono impazzito, ok? Quindi mi sembrava giusto stare qui, perdere 5 minuti di tempo e dire, devo parlarne con loro e spiegare loro la situazione. Quindi, da adesso fino a settembre, purtroppo sarà un po' così, un po' random, un po' casuale, un po' difficile, non so quanti video riuscirò a far uscire, quanti a settimana, 1, 2, spero 2, mi ero prefissato, dai, togliamone uno così non vado fuori di testa, però 2 facciamoli, sennò questa gente che mi vuole bene non può avere la loro dose di peo, e sì, suona molto egocentrico detto così, ma lo dico in modo carino e divertente proprio per questo. Quindi spero, cioè sono qui per annunciare questo, del fatto che i video saranno di meno, se usciranno spero e cercherò di fare in modo che siano video seri di qualità, ma non volevo fare un cambiamento senza avvisare, senza dire niente a voi che avete deciso di seguirmi, e mi sembra più che corretto da parte mia fermarmi e spiegare perché mancano i video, perché non escono più i supertuber, perché i supertuber ci vogliono Cristo 15 ore a farli. Non è un video in cui mi metto lì, faccio il gameplay, edito veloce e via. No, il supertuber sono circa un'ora di schizzo, 2-3 ore di inchiostrazione, altre 2-3 ore di colore, più mettiamoci l'editing che come al solito mi prende un sacco di tempo perché io sono folle e ci tengo al video e quindi ci metto moltissimo tempo e viva. Ergo posso stare 12 ore su un supertuber perché adesso non mi posso permettere, perché sennò andrei fuori di testa e non dovrei dormire, e già oggi ho dormito solo 6 ore e sono abbastanza fuso. Questo, wow, è come vedere il video di uno psicopatico, immagino. Questa penso sia l'impressione che sto facendo. Ma chiudiamola qui. Spero comunque sia che questa mia assenza non comporti in voi rancore e cambiamento del tipo, ah, allora Peo mi hai tradito, io ti mando a quel paese. Spero di trovarvi sempre qui, anche se i video saranno di meno, e se non vi troverò vuol dire che non me lo meritavo. Detto questo, ne approfitto comunque per ringraziare tutti voi per esserci sempre, per esserci stati anche in momenti relativamente critici, come quando feci quel video che non mi piacevano i miei disegni, che ero molto insoddisfatto di me stesso e di come stavano venendo fuori. Ho trovato un sacco di commenti lunghissimi sotto che mi davano tantissimi consigli e supporto, quindi non riesco più a vedere questo canale come un qualcosa di apatico, non che l'abbia mai visto, però per dire, in cui uno sta attento solo ai numeri e ti cavoli, no? Tipo, faccio il video, mi ha fatto tot video. No, a me interessa sempre di più vedere il riscontro sotto il video, vedere le persone che influenzo, che raggiungo in qualche modo, non soltanto dal punto di vista divertente, del ehi Peo mi hai divertito un po', ma ehi Peo, grazie a te sto disegnando un sacchissimo e mi sento di star facendo miglioramenti e tutte quelle robe lì, e vorrei mantenere questo tipo di andamento per il canale, questo rapporto umano, questo rapporto di amore, sai, perché io vi amo, voi mi amate. Poi, cioè, lo so, io sono un bambino grande, voi siete bambini un po' più piccoli, l'amore è un po' difficile tra bambino grande e bambini piccoli, e poi, vabbè, tra di voi ci sono tanti bambini grandi, e i bambini si amano tutti, ok, sono fuso, sto esagerando, quindi io direi posso qui chiudere il video, bambini, vi ringrazio come sempre del supporto, e niente, vi voglio bene. Di molti di voi già inizio a ricordarmi i nomi, cioè vedo il vostro commento e so che sei uno che c'è da un po', e che sta lì che scrive sempre, vabbè, stupidaggini, sono un po' smieloso detto così, lasciamo stare, chiudiamo qui questo video, bambini, grazie. Questo era Electric. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato.